Centro Internazionale di Fisica Teorica, ICTP, è un centro scientifico che si trova a Trieste e che opera sotto l'egida delle Nazioni Unite. ICTP opera regolato da un accordo tripartito tra il governo italiano e due agenzie dell'ONU, UNESCO e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il centro vede la scienza come ponte di pace tra diversi paesi e come fonte per uno sviluppo economico e sostenibile. Non è solo un centro di ricerca, ma soprattutto un centro di formazione che permette agli scienziati dei paesi meno avanzati dal punto di vista scientifico di superare il loro isolamento. A dar vita a quest'idea visionaria sono state due grandi figure che hanno significato molto anche per le altre istituzioni scientifiche di Trieste, Paolo Budinich e Abdus Salam. Paolo Budinich, classe 1916, è un fisico nato a Lusingrande, ma legato a Trieste fin da giovane. Quando nel 1954 si trova alla direzione dell'Istituto di Fisica dell'Università di Trieste, comincia a maturare l'idea di rendere questa città un polo scientifico per superare lo stato di isolamento in cui si trovava dopo le due grandi guerre. Budinich ritiene necessario restituire a Trieste un'identità che la rappresenti e la possa far crescere. Sfruttando la sua delicata posizione geografica e geopolitica, visto che al tempo si trovava ai margini della Cortina di Ferro, più che puntare sui commerci, come in passato, Budinich pensa sia necessario puntare sulla scienza e in particolare sulla ricerca di base. Il suo sogno è costruire un importante istituto di fisica in modo da raggiungere il livello dei migliori istituti dei paesi più scientificamente sviluppati. Abdus Salam, che in arabo significa servitore della pace, nasce nel 1926 in una famiglia musulmana di modeste origini nel Punjab, oggi Pakistan. Negli studi si distingue subito per la sua bravura, così grazie a un fondo istituito dall'università nel suo paese riesce a studiare a Cambridge. Ed è qui che scopre la passione per la fisica teorica e un mondo di persone con cui condividerla. Tuttavia, sogna sempre di tornare in Pakistan per fare questa volta lui qualcosa per il suo paese. Così, nel 1951, Salam torna in Pakistan e insegna all'Università di Lahore per 3 anni, ma lì si sente intellettualmente isolato perché circondato da persone che non lo supportano nelle ricerche. Per queste ragioni, nel 1954, decide di tornare a Cambridge, dove viene accolto come professore al St. John's College. Alla fine degli anni 50, per fare di Trieste un polo della fisica, Budinich sviluppa una strategia sia sul fronte nazionale, la realizzazione di una scuola normale superiore sul modello di Pisa, sia sul fronte internazionale e l'istituzione di un centro europeo di fisica. Entrambi i progetti però falliscono. Budinich deve ripartire da zero. Organizza a Miramare dei simposi, in cui fisici italiani ed europei si incontrano in un ambiente piacevole e informale. Nel giugno del 1960, Budinich riesce a farvi partecipare come ospite d'onore un fisico teorico che tanto stimava, Abdus Salam. Se il sogno di Budinich era rendere Trieste un polo per la fisica in Italia e nel mondo, quello di Salam era che nessun altro si trovasse a vivere come lui il dramma di dover scegliere tra il proprio paese e la passione per la ricerca scientifica. Quell'incontro informale ha fatto sì che tra i due nascesse un'amicizia spontanea e che i loro sogni e la loro comune idea sulla ricerca di base come motore di sviluppo di un paese e come patrimonio comune in grado di abbattere i confini culturali entrassero in cortocircuito. Qualche mese dopo, Salam propone all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica la realizzazione di un centro internazionale di fisica teorica dove i giovani provenienti dai paesi in via di sviluppo non vengano solo formati, ma anche seguiti fino al gratificante ritorno nei paesi d'origine. Secondo Abdus Salam, la fisica deve porsi come strumento per sconfiggere la povertà e far sì che il sud del mondo raggiunga gli stessi livelli di ricchezza e di ricerca scientifica che ha il nord, realizzando una rivoluzione tecnologica e culturale fondata sulla conoscenza. Quando Budinich viene a sapere del discorso di Salam, non perde tempo e riconosce una grande occasione. Non esita a proporgli Trieste come città ideale per ospitare il centro e sperimentare la collaborazione scientifica tra Est e Ovest, oltre a quella tra Nord e Sud del mondo. Salam supporta con grande entusiasmo questa proposta.
Con la lettera di salame in mano, Budinic riesce a ottenere il supporto locale e nazionale e i finanziamenti necessari per la candidatura. In competizione con città di tutto il mondo, e anche grazie al notevole supporto economico del governo italiano, Trieste fu designata come sede per il nuovo Centro di Fisica Teorica delle Nazioni Unite nel 1963. Nel 1964 viene inaugurato il Centro Internazionale di Fisica Teorica ICTP nella sede provvisoria di Piazza Oberdan. Ma vediamo ora come viene attuato il progetto di Budinic e di Salam. L'ICTP è prima di tutto un centro di alta formazione e ricerca, ma è anche un luogo di incontro, scambio e dialogo tra scienziati provenienti da tutto il mondo. I suoi scopi principali sono produrre ricerca avanzata, ma anche fornire aggiornamento e formazione a scienziati provenienti da aree meno scientificamente sviluppate. Inoltre, grazie alla collaborazione con la SISSA e alcune università italiane ed europee, c'è la possibilità per alcuni giovani di poter frequentare master e dottorati all'interno del centro, in diversi ambiti di ricerca. Ma in quali ambiti? L'ICTP è un centro principalmente teorico e quindi questi argomenti non vengono solo studiati in laboratorio, ma con un approccio analitico spesso affiancati da simulazioni, in modo da vedere come si comportano i fenomeni fisici in condizioni non riproducibili in laboratorio. Per queste simulazioni servono calcoli molto complessi e quindi è necessario l'uso di alta tecnologia, come per esempio il supercomputer Ulysses che è presente nel centro. Alcune ricerche hanno avuto risonanza mondiale. Per esempio, l'IPCC, il Network Internazionale di Climatologi, di cui fa parte Filippo Giorgi dell'ICTP, nel 2007 ha vinto il premio Nobel per la pace con Al Gore, per aver partecipato alla stesura del documento che sancisce in maniera definitiva che il riscaldamento globale è correlato all'attività umana. Come voleva Salam, il principale obiettivo dell'istituto è ancora quello di portare la scienza di alto livello direttamente nei paesi meno avanzati dal punto di vista della ricerca. Per questo, dal 1991, esiste anche un altro intenso percorso di formazione post-laurea che permette a studenti di questi paesi di accedere ad un anno accademico all'ICTP, nel corso del quale possono entrare in contatto con i migliori specialisti del mondo e cogliere opportunità importanti per il loro futuro e per il loro dottorato. Tornando a Trieste, la biblioteca è sempre stata molto importante per il centro, fin dalla sua nascita, tanto che, quando venne scelta Trieste come sede, tra i vari motivi, oltre agli ingenti finanziamenti che erano messi a disposizione, vi era la presenza di un piccolo nucleo di libri, di una tipografia e di alcuni servizi informatici. Fin dall'inizio, la biblioteca è stata di riferimento per scienziati provenienti da alcuni paesi in cui non c'era l'accesso libero alla letteratura scientifica. Tanto che Budinic racconta un aneddoto commovente di un professore afghano che ricopiava giorno e notte nella biblioteca gli appunti della teoria dei campi di Wigner, con il sogno di insegnarli alla sua università a Kabul. Oggi, per fortuna, con la diffusione delle pubblicazioni ad accesso aperto, la situazione sta cambiando. Tuttavia, la biblioteca continua ad offrire un servizio che permette a singoli scienziati senza risorse e provenienti dai paesi con le peggiori connessioni internet di ricevere gratuitamente via email articoli da riviste scientifiche. Il tutto nel rispetto dei diritti d'autore.
Infine, la biblioteca supporta le istituzioni scientifiche che ne hanno più bisogno anche con vere e proprie donazioni. Al giorno d'oggi, la Biblioteca Marie Curie, con i suoi 74.000 volumi, è una delle biblioteche d'Europa più importanti e specializzate in ambito matematico-fisico. Frequentata da professori e studenti di tutte le nazioni, qui si rivive la storia della matematica e della fisica. Ci sono presenti fotografie di alcuni dei più importanti scienziati che frequentarono il centro nel Novecento, una parte museale dedicata al professore Abdus Salam e alcuni cimeli della sua vita, tra cui, per esempio, la copia della medaglia del premio Nobel a lui assegnato nel 1979. ICTP organizza conferenze internazionali che ogni anno attraggono più di 5.000 scienziati da oltre 145 paesi diversi. A queste ultime partecipano anche ricercatori più giovani che hanno così l'opportunità di approfondire i campi di loro interesse. Inoltre, il centro partecipa, insieme agli altri enti scientifici del territorio, a vari eventi in città, come Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica, e Maker Faire Trieste, un'esposizione tutta da toccare di progetti e invenzioni creati da realtà come il Fab Lab. Il Fab Lab è un laboratorio di programmazione digitale in cui gli oggetti non vengono costruiti direttamente dalle persone, ma dalle macchine, una su tutte, la stampante 3D. Chi fa parte di un Fab Lab deve quindi saper progettare l'oggetto e programmare la macchina. Ma non è rivolto solo agli addetti ai lavori. Infatti chiunque, dopo un piccolo corso di formazione, può accedere e usufruire liberamente degli strumenti presenti all'interno del Fab Lab. L'armonia di tutte queste diverse componenti fa sì che il centro sia molto attivo nella società. Per esempio, di recente, ha contribuito ad affrontare la pandemia Covid-19 sia mettendo a punto modelli epidemiologici, sia costruendo alcuni dispositivi di protezione. Con l'aiuto del personale sanitario, hanno costruito delle valvole per erogare ossigeno e dei visori di protezione, che poi sono stati distribuiti al personale sanitario e altri servizi pubblici. Insomma, questa realtà nel tempo è rimasta fedele all'obiettivo originario di Budinic e Salam. Per Trieste, l'ICTP è diventato molto importante perché rappresenta il seme dell'intero sistema scientifico della città, che da qui è partito per poi diventare uno dei tratti distintivi di Trieste, proprio come voleva Budinic. Mentre a livello internazionale, invece, l'ICTP rappresenta un luogo capace di abbattere le barriere culturali grazie alla condivisione del patrimonio comune della conoscenza scientifica. L'ICTP si pone così come strumento di diplomazia. Aver accolto e accogliere tuttora scienziati provenienti da tutto il mondo ha permesso di rafforzare le relazioni fra società anche molto lontane e di costruire rapporti solidi che permangono tuttora. Ad esempio, ricordiamo che proprio qui, in quanto istituzione delle Nazioni Unite, si rincontrarono per la prima volta dal dopoguerra gli scienziati del blocco dell'Est con i colleghi occidentali, oppure anche quando, nel 1979, arrivò la prima delegazione di scienziati cinesi in Europa, guidati dal professore di fama internazionale Kun Huan. Il mondo oggi è cambiato e molti tra quei paesi che una volta erano paesi scientificamente meno avanzati, oggi invece hanno un'economia e una ricerca scientifica dinamica e sviluppata. Tuttavia, il compito dell'ICTP non si è esaurito, anzi. Oltre alla ricerca scientifica avanzata e alla formazione di alto livello, continua a promuovere il dialogo e il confronto tra culture anche molto diverse, contribuendo a indirizzare il mondo verso la pace, la cooperazione e lo sviluppo basato sulla conoscenza.